sbaglia l'angolo, la Sharapova, incredibile, e chiude in avanzamento con un pizzico. Comando per Lavano, ci passa da grandi percentuali con la prima di servizio, però arriva. Accorcia con il rovescio Ivanovic, non ci pensa due volte. Sharapova. Buttata fuori dal campo la Ivanovic. E chiude con lo schiaffo al volo. Il cambio in lungolinea, risultato. Cosa ha giocato questa volta? Tutto errore dalla parte rovescia, da parte della russa. Non ha chiuso la Ivanovic. Mamma mia, ha girato al contrario. Una serie di orrori in serie. Però ha disegnato il campo prima. Lascia rimbalzare. E chiude con il dritto, cogliendo in contropiede la Sharapova. L'esultanza. Che è stato poi definitivo. Perché poi in realtà anche nel momento in cui era avanti 4-1, l'avevamo anche fatto notare, in realtà Sharapova non aveva servito molto meglio rispetto alle azioni. Sia sulla parte destra del campo quando costretta alla difesa o quando può comunque avanzare, che neanche nel lato sinistro. Yes. Stavolta verso l'esterno. Il gancio della Ivanovic. Intuisce la direzione del passante della Sharapova. 56 a vaccaccia del titolo numero 34. 15-0. Meravigliosa risposta, fantastico il dritto lungo. Grande intensità alla fine. Ha staccato la spina un po' troppo presto in questo game. Beh, insomma, esce molto bene da questo coaching live. Era poi 30-40. Addirittura attacco in controtempo. Beh, questo punto è incredibile, questa situazione. Gran risposta di Maria Sharapova e alla fine riesce. Non ha mai rischiato con il servizio a disposizione, solamente una volta ha recuperato la 0-30 sul 3-2 Ivan. Subito avanti, mette pressione alla Sharapova. Sono cambiate molto velocemente, hanno giocato molti game a vantaggi. Anche se tutto sommato c'è un doppio break a fuori della Sharapova nel secondo set, ma anche un game nel quale avrebbe potuto conquistarne un altro ancora, perché quel 40-15 recuperato 40 pari, poi palla break per la Sharapova, poi Ivanovic è riuscita ugualmente a venirne fuori sul 3-1. E alla fine deve arrendersi in ginocchio la Ivanovic. Però c'è 86 successi al terzo set, 67 sconfitte. Fai disfa la Sharapova, ma alla fine riesce a fare. Molto preciso questo attacco lungolinea. Yeah.
Che è successo? Devo costruire un altro su cui poter prendere rischi in più. In questo momento vuole solo spingere. E arriva. Rimanere competitivi a alto livello nel corso del tempo. Intuisce la Sharapova, il passante lungo linea di dritto. Il piazzamento di questo rovescio lungo linea. Prova a uscire da questo scambio in cui è stata sempre. Ha salvato 9 palle break quest'oggi su 14. No. La risposta in allungo. Il jolly. Altra gran risposta di Ivanovic che poi lascia Nastro riga ad annullare il. La risposta vincente lungo linea di Ana Ivanovic. Ancora sul dritto. E sbaglia il dritto in avanzamento. Il primo titolo prestigioso del 2015 vede imporsi Maria Sharapova in rimonta. L'ennesima rimonta di una carriera che l'ha vista sempre imporsi nei terzi set. And so here to the prize ceremonies. Good evening, everyone. First, I want to congratulate Maria for a great week and great match tonight. It was really fun. I mean, it was really exciting from the first moment on. Also, I want to thank sponsors, Suncorp and Queensland Government, also Cam for putting a great event together, all the volunteers, ball boys, ball girls, security, everyone. Also, you guys have been amazing all week. It's really. It's really a pleasure to come out here and play and perform in front of you, and I do feel like at home, you know, and I always look forward to coming back. Also, all of my friends and family back home for support and beyond, you guys are amazing, really, true and true. You give me so much support and energy. Also, my team, last but not least. Thank you guys for your dedication and hard work and you know, putting up with me every day. It's not easy always. But no, it's a great event and I really enjoyed my time here, and thank you again, and I look forward to see you all again. Thank you, Anna, and we wish you the very best of luck heading to Melbourne for the Australian Open Championship of 2015. Well, this trophy is named in her honour. I'd like to invite Yvonne Goolagong-Cawley to present the Champions Trophy to Maria Sharapova. Thank you. Well, first, I'm going to congratulate Anna on an incredible week. And as she just said, it was extremely fun. And we've played so many times last year, and I think we equaled our score 2-2. And we had such tough competitive matches, and I think it was no different today. And at the end of it all, I think we have a lot of fun out there, and that's what matters. But you know, I'm sure we'll be playing many more times this week. But congratulations on such high-quality tennis this week. I've actually been trying to play this tournament for, I believe, like 7 or 8 years. And last year, because of injuries and things, I never actually quite made it until last year. And then I ended up losing in the semifinals. And I told Cam, I said, maybe this is just not a great tournament for me. But I'm so glad that I kept going at it. And I couldn't have
couldn't have thought of a better preparation than here in Brisbane. Thank you for the Queensland government for making this possible, for all the sponsors, Suncorp as well. But the main guy here is Cam. He makes us all so happy. He does everything we ask him to. Right, Cam? Yeah. He agrees. the fans, from day one, it's such fun playing in front of a full crowd from the first round on. Of course, you're always going to buy the ticket to the final. You know that's going to be one of the greatest matches. But here in Brisbane, you come here and you step onto the court here in center court from the first match and you get a full crowd. And I think that energy from you guys brings out the best of us. So thanks to all of you, wherever you're coming from Brisbane, from all around the world. Thank you. Yeah, last but not least, my friends and family, everyone watching me, most importantly my team here. Tonight we had a great off season. It was tough but fun. It's great to hold the trophy starting off this year. But thank you, Jerome, Diddy, and Sven, and Yutaka back home, and you know, all my friends and family. So thank you so much for a wonderful week, and I really look forward to coming back next year. Yes, both very.